Fratelli e sorelle, gloria a Dio, benedetto sia il Signore. È sempre una gioia stare con voi in queste riflessioni, in questi videomessaggi, per la gloria di Dio, affinché Dio ci edifichi, ci ammaestra, ci istruisca. Lo Spirito Santo, come è scritto nella Bibbia, non abbiamo bisogno di nessuno, ma è lo Spirito Santo che ci insegna ogni cosa. Ed è scritto nelle lettere, se ricordo bene, la prima o la seconda lettera di Giovanni. Vogliamo meditare in questa mattina, in questo giorno. Per oggi ho molti, è il giorno del 31, la fine dell'anno, per molte persone, gloria a Dio, pensano a questo giorno come chissà un giorno particolare, oppure che può cambiare la loro vita, come si dice nel mondo. Perché un cristiano, permettetemi di dire, non deve usare questo termine del mondo, questo termine mondano, anno nuovo, vita nuova. Un cristiano può dire anno nuovo, benedizioni nuove con Gesù Cristo il Signore, quello sì. E per molti l'anno dicono anno nuovo per cambiare la mia vita, ma voglio dirti, tu che ascolti anche per la prima volta questo mio messaggio, la tua vita te la può cambiare solo Gesù. La mia vita è cambiata. Quando ho conosciuto Gesù diversi anni fa, e anche la tua vita può cambiare, non con l'anno nuovo, ma con Gesù che fa tutto nuovo. Alleluia! Quindi oggi in questa riflessione, molti oggi vanno a destra e a sinistra, e invece sono qui con la grazia che mi ha dato Dio in questo giorno di vita a fare questa breve riflessione per la gloria di Dio. Leggiamo un verso. Nella prima lettera di Pietro, gloria a Dio, aprite le vostre Bibbie, cari fratelli e sorelle, nel nome di Gesù. Prima lettera di Pietro, capitolo 5, dal verso 8, è scritto così: Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. In questa prima parte di questa breve riflessione, gloria a Dio, mi fermerò in questo verso. Mediteremo, rifletteremo in questo verso con la guida dello Spirito Santo. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo, Spirito Santo, oh, legami sempre di più, possiedimi sempre di più, Spirito Santo, parla ai cuori dei miei fratelli, delle mie sorelle, e benedici ogni uomo, ogni donna che ascolta per la prima volta questo video messaggio per la tua gloria, per innalzare Gesù, per la salvezza delle anime, per edificare la Chiesa, nel nome di Gesù. Amen. Siate sobri e vegliate, come ho detto precedentemente, un'altra riflessione. Vegliare significa restare svegli nelle ore notturne o in quelle normalmente dedicate al sonno, tenersi sotto controllo. Vegliare soprattutto per noi spiritualmente significa vegliare nello spirito, perché oggi molti purtroppo non possono stare svegli la notte perché devono andare a lavorare, allora nelle altre ore della giornata devono vegliare per il Signore. Dobbiamo vegliare, stare svegli, attivi nello Spirito Santo. Qui la Bibbia ci esorta, vale prima per me. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Gloria a Dio, il Signore ci aiuti a vegliare, cari fratelli e sorelle, perché il diavolo, quando più noi ci santifichiamo, quando più noi serviamo il Signore, abbiamo gli attacchi ancora di più, riceviamo ancora di più gli attacchi, ve lo dico, perché nella mia vita ricevo tanti attacchi del nemico. Ma gloria a Dio, la Bibbia dice: molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Che Dio ci aiuti a perseverare la corsa, la gara, per avere la corona della vita, di resistere alla tentazione, di resistere alle tentazioni, ma soprattutto di vegliare, di essere sobri e vigilanti. E come si può fare? Pregando, leggendo la Bibbia, pregando. Siate sobri, vegliate, perché noi abbiamo un avversario. Il nostro primo nemico è la carne, ma abbiamo anche un avversario da non sottovalutare, il diavolo, Satana, che Dio lo sgridi,
Nel nome di Gesù, attorno come un leone ruggente. Sapete, un leone ruggente, tutto agguerrito. Immaginate un leone nella foresta che non mangia da giorni e giorni e giorni, ed è affamato, appena vede la preda la vuole divorare perché non ce la fa più. Quanto più il diavolo, appena ci vede, appena ti vede che tu non vedi più, non sei più sobrio, allora lì lui ne approfitta, il momento buono che ti vuole mangiare, divorare. Ora Machia, ma non devi permettere questo, fratello, sorella, nella tua vita e tantomeno io nella mia vita. Come si fa a non farci divorare dal diavolo? Pregare. Abbiamo l'esempio perfetto. Gesù nel deserto, quando pregava quei 40 giorni in digiuno, il diavolo andava, ma se ne andava sempre. La Bibbia dice poi lui se ne allontanava. Il diavolo allontanava via perché Gesù era in comunione con il Padre. Quanto più noi dobbiamo prendere l'esempio di Gesù, di pregare, di vegliare, altrimenti il diavolo ci mangia, spiritualmente parlando, intendo, gloria a Dio. Dobbiamo vegliare, fratelli e sorelle, resistere. Hala shalama kai. A volte non è facile, vengono momenti, circostanze, a volte abbiamo tanti impegni, ma gloria a Dio. Nel mondo si dice questo termine, volere e potere. Se noi vogliamo, facciamo uscire il tempo per pregare, per digiunare e per essere sobri e vigilanti. Gloria a Dio. Leggiamo anche alcuni versi in Apocalisse, prima di terminare questa breve riflessione, a Dio piacendo, farò anche la seconda, a Dio piacendo. In questo verso dobbiamo stare vigilanti contro le insidie del diavolo, rivestirci dell'intera armatura di Cristo, come è scritto in Efesini. Apocalisse capitolo 2, verso 10, qui questa lettera alla chiesa di Efeso, l'autore Giovanni, discepolo di Gesù. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Vedete la Bibbia com'è tutta collegata? Prima ho parlato della corona della vita, che dobbiamo correre la corsa per ricevere la corona della vita nel cielo. Ma come si fa a riceverla? Resistendo alle afflizioni, alle prove. Qui è scritto in questo verso, e il diavolo sta per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Dio a volte il nostro cammino per modellarci, per formarci, permette al diavolo di metterci alla prova, o tanto Dio permette lui anche di metterci alla prova per vedere la nostra fede fino a che punto arriva, ma soprattutto per formarci, per farci capire che abbiamo un combattimento spirituale, per aprirci la vista spirituale. È perché nel cielo non si entra senza tribolazioni e senza afflizioni. E avrete una tribolazione per 10 giorni, ma dice sii fedele fino alla morte. Gloria a Dio. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, ad essere fedeli fino alla morte. Apocalisse 3, capitolo 3, verso 3, un po' più avanti, è scritto: perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro. E tu non saprai a che ora verrò da te, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò da te. Dio mio, aiutaci ad essere vigilanti. Gloria al Signore. Dio vi benedica in questa prima parte, che Dio ci aiuti a vigilare, a restare sobri con la preghiera, con la lettura. E facciamo uscire il tempo per pregare, pregate gli uni per gli altri. Dio vi benedica, cola massinda la maracumba la masciaia. Dio vi benedica tutti in questo nuovo anno, a Dio piacendo sempre che verrà, alleluia, con tante benedizioni spirituali. Pregate ancora per me, per la mia famiglia, affinché Dio ci dia sempre la forza di andare in ogni luogo a predicare il glorioso Vangelo di Cristo ad ogni creatura. Amen. Alleluia. Nel nome di Gesù. Amen. Pace.